Bentrovati a Luci ed Ombre, un programma di approfondimento di fatti di cronaca e di vita quotidiana, una lente di ingrandimento puntata sulla realtà che ci vede protagonisti. Ci accompagna la grafologia, che è come una piccola luce accesa su di noi. Oggi ripercorriamo la cronaca di un omicidio efferato che si è verificato a Lecce il 21 settembre scorso. Ne parliamo tra poco con un esperto. Seguiteci a tra poco, subito dopo la sigla. La cronaca è tristemente nota. Lunedì 21 settembre scorso le telecamere di sorveglianza poste in via Fleming a Lecce riprendono per pochi istanti un ragazzo con il cappuccio e con uno zaino che cammina con un compasso tranquillo. Basta una sola settimana agli inquirenti per capire chi è e sapere il nome. Si tratta di Antonio De Marco, 21 anni, studente di infermieristica. È lui l'assassino di Daniele De Leonora. Un assassino efferato, consumato a coltellate, un delitto che ha lasciato tutti sgomenti, che nei primi giorni proprio non era inspiegabile. Collegata con noi la dottoressa Anna Vagli, criminologa. Grazie dottoressa per essere con noi. Ci aiuti un po' a capire quali, a fare luce tra le tante ombre che pesano su questo omicidio. Che cosa ha armato la mano dell'assassino? Buonasera, vi ringrazio per l'invito e spero che il mio audio sia migliore, ottimale, anche se in questo momento mi trovo in stazione. Sicuramente Antonio De Marco ha dimostrato di essere affetto da un disturbo narcisistico di personalità che si è riflettuto in quella che è stata la sua furia omicidia, che si è scagliata nei confronti dei due fidanzati e che appunto denota i tratti di un carattere lo delinea come un analfabeta emotivo, incapace di provare qualsiasi qualsiasi risentimento nei propri riguardi per il gesto compiuto, perché comunque lui si è giustificato dicendo di aver fatto una cavolata, e questo denota il suo essere privo di qualsiasi valore razionale, di avere una scala dei valori che non corrisponde a quella di una persona non affetta da psicopatologia, perché ricordiamo che proprio in questi giorni è stata richiesta una perizia psichiatrica per De Marco. E questo, il suo gesto addirittura lo aveva preannunciato in 36 pagine del suo diario, in cui parlava di un serial killer che chiamava, definiva vendetta, in cui spiegava perché questo serial killer nutriva la necessità, sentiva la necessità di uccidere, perché non tollerava la felicità altrui, perché il narcisista è un soggetto che non riesce a metabolizzare, non riesce a tollerare che qualcuno sia felice se non lui stesso. E quindi in qualche modo si è sentito giustificato e giustificabile nel commettere l'orribile gesto che ha commesso. Eppure all'apparenza era un ragazzo normale, secondo quanto raccontano le cronache, un ragazzo tranquillo, anche con i colleghi, sorridente. Che cos'è che nascondeva? Tutte le volte purtroppo si sente dire questo, era il classico insospettabile. Nessuno si aspettava il folle gesto, era un praticante, un tirocinante infermiere. Purtroppo in realtà campanelli d'allarme la sua personalità li aveva dati, un ragazzo che non riusciva a inserirsi nella società, era proprio privo di quelle caratteristiche che un ragazzo normale di 21 anni dovrebbe avere. E proprio questa mancanza di inserimento sociale nella collettività e il rapporto malato che aveva nei confronti le donne lo hanno spinto e indotto a commettere l'orribile gesto, che purtroppo è ampiamente premeditato, come raccontano le 36 pagine del suo diario, in cui racconta addirittura di essersi munito di quelli che sono e che possono essere gli strumenti utilizzabili per compiere un delitto del genere. E addirittura scrive che avrebbe voluto compiere più omicidi, e infatti è quello che ha fatto, e chissà
sicuramente sarebbe stato un soggetto pronto a colpire ancora qualora non fosse stato fermato. Sì, gli inquirenti hanno detto che lui questa cosa comunque l'aveva premeditata, si era proprio preparato, aveva preparato, l'aveva diciamo costruita nei dettagli. È vero, è così? Aveva studiato proprio a tavolino questo terribile gesto? Certo, lui si era proprio creato un vade decum, si era fatto dei pizzini in cui aveva annotato addirittura le modalità come eludere le telecamere di videosorveglianza per non essere scoperto e affinché appunto non venisse individuato come responsabile del duplice delitto. Lui mette nero su bianco il fatto che avrebbe ucciso perché appunto era andato a vivere con Daniele e quindi aveva le chiavi di casa che gli avrebbero permesso di compiere quell'orribile gesto. E perché ha lasciato tutte quelle tracce scritte poi, in particolare, tanti biglietti sparsi addirittura sulla scena del crimine, vero? Sì, è vero, è questo perché non esistono delitti perfetti e perché poi probabilmente il suo io grandioso, che è tipico di chi è affetto da questo disturbo narcisistico di personalità, lo ha portato a credere di non poter essere scoperto proprio perché lui si era creato questo alone di insospettabilità nella cerchia sociale. Il De Marco è reo confesso, quindi ha raccontato tutto, in che modo lo ha raccontato? E che cosa dal punto di vista proprio criminologico, anche da questo suo racconto, che cosa si evince, che cosa si capisce di più di questa persona? Si evince che ha una mancata percezione della realtà, rappresentata dal fatto che ha definito l'orribile gesto compiuto come una cavolata. E quindi questo mostra di avere una gerarchia di valori non rispondente a quella che è la gerarchia di valori di una persona che non è affetta da alcun disturbo, perché non si può definire ovviamente una cavolata uccidere due ragazzi suoi coetanei nella maniera in cui l'ha uccisi e nella maniera in cui l'ha progettati, perché ribadisco e ci tengo a ribadirlo affinché poi ne prendano atto, e mi auguro che così sarà anche in sede processuale. È un delitto premeditato, perché oltre ad averlo organizzato minuziosamente nei dettagli, De Marco aveva appunto scritto in questo diario ben 36 pagine in cui descriveva quello che avrebbe voluto fare. Quindi non si può certo definire un raptus di follia. Ne parliamo ancora? Tra poco continueremo a parlare di questa persona per cercare di svelare ancora qualche altra ombra. Tra poco, subito dopo la pubblicità. Mettersi a nudo, un libro sincero in cui Eleonora Giovannini narra gli anni trascorsi insieme ad Alda Merini, svelando verità curiose e sconosciute. Dialoghi, incontri, momenti insieme alla grande scrittrice, dove emergono esperienze e relazioni sentimentali. Un intreccio di storie inedite in cui due donne affrontano quei demoni della vita comuni a tante donne. Si vive più nel mondo reale o sui social? È appurato che ciò avviene molto di più sui social ed è per questo che esiste Storie dal Web. Mi raccomando, continuate a partecipare numerosi scrivendo a redazione@touchplay.it. Tutto questo sul canale 68 del Digitale Terrestre ogni martedì alle 20:30 e sulla nostra web TV TouchPlay. Bentornati a Luce d'Ombre. Stiamo cercando di delineare il profilo di personalità di Antonio De Marco, il killer di Lecce che ha commesso un delitto così efferato a solo 21 anni. Ci aiuta a delineare un po' la personalità di questo ragazzo la dottoressa Anna Vagli, criminologa. Dottoressa, è proprio sull'età di questo giovane su cui volevo soffermarmi, solo 21 anni, ma come si fa ad essere così feroci a 21 anni? È l'età in cui è tutto il mondo, un giovane ha tutto il mondo ai suoi piedi, cioè tutta una vita davanti. Che cos'è che lo ha indotto a quell'età lì
lo ha trasportato così proprio all'inferno, all'inferno peggiore. Guardi, quello che viene definito il carattere di una persona si definisce nei primi 3 anni di vita, al massimo 5 anni di vita. Sicuramente una persona che ha sofferto durante quella fase d'età, in cui ha avuto delle mancanze, magari anche in riferimento alle figure genitoriali, che hanno determinato una carenza di, diciamo, di affetto, quindi un mancato riempimento del proprio io, che si è riflettuto poi in quello che nell'arco della vita ha sviluppato il suo carattere, è andato a colmare, lui ha avvertito il bisogno di colmare le sofferenze passate proprio macchiandosi dell'orribile delitto, tanto è vero che lui ha proprio dichiarato che non tollerava che Eleonora e Daniele fossero felici, e per questo, perché di per sé per un narcisista la felicità non è tollerabile, a maggior ragione non è tollerabile vedere che gli altri siano felici, non è neppure concepibile se non lo si è in prima persona, e quindi questo è ciò che... E quindi lui li ha scelti proprio perché li ha visti così felici, è proprio quello il motivo per cui ha scelto questi due ragazzi? Sì. Questo concetto è alla base del disturbo narcisistico di personalità. Sono soggetti analfabeti emotivi, e quindi proprio perché il narcisista non tollera la felicità e non la concepisce, perché non può viverla in prima persona, e quindi essendo loro due persone vicine, quindi percependole come felici, ha deciso di compiere quelle gesta. E torniamo un attimo anche al lavoro che lui svolgeva, anche se era uno studente. Possibile, cioè, lui aveva scelto di fare comunque un lavoro di dedizione verso gli altri, comunque di aiutare gli altri. Com'è possibile che anche in quell'ambito lì, in quell'ambiente lì, nessuno abbia notato nulla o non sia emerso qualcosa che poteva mettere in allarme? In realtà era comunque definito come un soggetto schivo, che non aveva relazioni sociali, e quindi cioè, sicuramente poteva essere un insospettato, perché nessuno si aspetta un terribile gesto del genere. Poi diciamo che chi aveva intorno non erano professionisti del settore criminologico, psicologico, e quindi che potessero in qualche modo immaginare una reazione del genere, proprio perché lui aveva un turbinio interiore di emozioni che poi sono sfociate in un orribile gesto, che poi però comunque non è stato un raptus, ma che lui fomentava da tempo, come raccontano quelle pagine del diario, che sono veramente inquietanti. Sì, ma al di là adesso del contenuto delirante del diario, dei biglietti, lui ha deciso di lasciare tracce scritte. Secondo lei perché ha voluto proprio scrivere a mano? In fondo un ragazzo di 21 anni poteva utilizzare anche tanti altri modi per lasciare tracce, no? Secondo lei perché ha proprio scritto a mano tanti biglietti, pizzini, addirittura un diario, che è quasi diventato inusuale tra i giovani scrivere e tenere un diario? Questo denota tratti caratteriali suoi, cioè non c'è per forza una spiegazione. Io la rinvengo piuttosto nel sé grandioso, cioè nella consapevolezza e anche nella presunzione di pensare di non poter essere scoperto, e quindi si è potuto permettere anche di lasciarli in giro nella propria percezione della realtà che De Marco aveva della sua realtà. Poi è una realtà che chiaramente non corrisponde a quella di una persona sì, certo, sana. Sì. Ma non sarà per caso che lui ha voluto lasciare in questo modo un messaggio subliminale? Guardi, sicuramente la perizia psichiatrica potrà chiarire anche questi fattori. Tuttavia, diciamo che il piano era diabolico, quindi niente toglie che abbia voluto lasciare segni in quel senso. Certo. La ringraziamo, professoressa e dottoressa, sappiamo anche che lei è in viaggio, quindi ci scusiamo per questo collegamento, diciamo così, al volo. Grazie davvero per averci un po' chiarito la personalità del De Marco. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Dunque, un ragazzo giovane che commette un omicidio efferato che per una settimana nessuno ha saputo spiegarsi, davvero ha terrorizzato direi un'intera città, e un ragazzo giovane che all'apparenza, come normalmente accade, sembrava davvero una persona normale. Lui ha lasciato tante tracce scritte,
e quindi insomma biglietti, bigliettini e un diario, tutto quello che ha lasciato di scritto ovviamente a noi può dirci molto, può aiutare molto a delineare la personalità, i tratti caratteriali, ma le fragilità e veramente le ossessioni che questo giovane di soli 21 anni aveva e con le quali ha dovuto insomma anche rendere conto a se stesso. Cosa ci dice la sua scrittura? Certo, la grafologia non ci dice assolutamente che una persona può diventare un criminale o che la scrittura di una persona possa poi evolvere addirittura e dirci chiaramente che può commettere un crimine. Però siccome la scrittura ci parla di noi e parla della persona, può darci tante informazioni preziose. La vedremo tra poco la scrittura di questo giovane, subito dopo la pubblicità. Seguiteci! Mettersi a nudo, un libro sincero in cui Eleonora Giovannini narra gli anni trascorsi insieme ad Alda Merini, svelando verità curiose e sconosciute, dialoghi, incontri, momenti insieme alla grande scrittrice, dove emergono esperienze e relazioni sentimentali, un intreccio di storie inedite in cui due donne affrontano quei demoni della vita comuni a tante donne. Si vive più nel mondo reale o sui social? È appurato che ciò avviene molto di più sui social ed è per questo che esiste Storie dal Web. Mi raccomando, continuate a partecipare numerosi scrivendo a redazione@touchplay.it. Tutto questo sul canale 68 del Digitale Terrestre ogni martedì alle 20:30 e sulla nostra web TV TouchPlay. Bentornati a Luci ed Ombre. In questa puntata ci stiamo occupando di un delitto efferato, quello compiuto a Lecce il 21 settembre, ai danni di due giovani fidanzati che vivevano felici la loro vita, uccisi brutalmente da un altro giovane di soli 21 anni, un ragazzo apparentemente dalla vita normale, uno studente di scienze infermieristiche, a detta di tutto, almeno le cronache riportano che i colleghi lo ricordano come un ragazzo normale, sorridente, che sapeva condividere anche i momenti di socializzazione in maniera normale. Nessuno poteva immaginare quello che aveva nella mente questo giovane, che cosa stava premeditando. Aveva addirittura scritto di pugno un diario, circa 40 pagine di diario, in cui con frasi e piani deliranti immaginava di dover commettere un omicidio, di dover uccidere qualcuno. Come ci ha detto la dottoressa Vagli, la criminologa, il suo delirio era proprio lui voleva prendere di mira delle persone felici. Chi era felice? Diciamo che questo era quello che lo angosciava, terrorizzava, vedere gli altri felici, forse perché lui non lo era. Beh, certo, una personalità sicuramente disturbata, di cui gli esperti e le perizie psichiatriche ovviamente sapranno dirci meglio, sapranno dirci bene con precisione che cos'è che lo angosciava e lo tormentava sino al punto da farlo diventare un feroce assassino. Dicevamo che ha scritto un diario e ha scritto tanti bigliettini, tanti pizzini, scritti proprio di suo pugno. La scrittura, la sua scrittura, la vediamo adesso, come vedete in sovraimpressione nelle immagini, è un piccolo stralcio di una pagina di diario e la sua scrittura ci racconta molto di lui e delle sue sofferenze. Torno a dire che la scrittura, quindi lo studio grafologico, non ci può dire assolutamente che una persona emotivamente disturbata possa poi sfogare in un disagio distruttivo e commettere quindi un crimine così efferato.
e quindi non, la grafologia non, di certo non predice tutto questo e non fa assolutamente diagnosi. Lo studio dei segni grafologici ci consentono, ci permettono invece di capire quali sono i disagi, perché ci sono dei segni che ci parlano proprio del disagio e delle sofferenze, delle fragilità di una persona. Tutti i segni grafici che vediamo in questa scrittura vanno tutti in una stessa direzione. Lo scrivente è proprio in balia di impulsi emotivi suoi interiori che vengono veramente dal buio della sua anima, difficilmente controllabili. Difficilmente controllabili a causa poi proprio di una aggressività latente, distruttiva che lo affliggeva. E questo da che cosa lo vediamo? I segni grafici ce lo dicono con molta evidenza. Vedete tutte quelle macchioline di inchiostro? Sono come se la penna perdesse inchiostro, lascia queste tracce nere, questi puntini neri ovunque. Queste ci parlano di scariche pulsionali difficilmente controllabili, proprio sono degli ingorghi dell'inchiostro che si possono vedere e trovare in tutto il tracciato. Un gesto grafico proprio in tumulto, e in questo tracciato, proprio guardandolo così di primo acchitto diremmo, noi notiamo tanto questo nero, una totale confusione nella scrittura, e tutto questo ovviamente ci parla della difficoltà a tenere a bada tutto questo disagio interiore che lo sconvolgeva, e quindi questa scrittura ci parla di una persona che non ha un equilibrio psichico e che riesce davvero con grande difficoltà a gestire i suoi impulsi. Torniamo ai segni grafologici, ai segni grafici. In particolare la scrittura è disordinata, è molto irregolare. La scrittura si dipana sempre in tre zone, la zona che va sulla linea di base, che è la zona media, gli allunghi in alto e gli affondi in basso. Ecco, questa scrittura è molto irregolare in tutte queste zone, è molto stretta, è praticamente tutta la parte della zona media è estremamente maltrattata, stretta, irregolare, sporca di inchiostro. È oscura questa scrittura e congestionata proprio sia dalle macchie dell'inchiostro che dei gesti grafici così stretti, così tesi. E questo ci parla ovviamente di una grande incomunicabilità, di una difficoltà proprio da parte dello scrivente di comunicare al prossimo e agli altri, di presentarsi in maniera serena agli altri. E inoltre gli allunghi nella fascia superiore sono eccessivi e sproporzionati, proprio perché le tre zone non hanno un equilibrio tra loro. Quindi quegli allunghi in alto sproporzionati e anche senza una direzione che sia sempre la stessa, con grande irregolarità di direzione, ci parlano proprio di una persona che ha delle visioni, delle manie così di grandezza, pensa a qualcosa di irrealizzabile e quindi è una persona in grande sofferenza proprio a concretizzare e ad affrontare la vita in maniera serena, concreta e razionale. E inoltre la mancanza proprio di struttura della zona media, queste aste, questo barré e quindi questa zona superiore diremmo proprio svettante, disuguale, molto disuguale, e i repentini cambiamenti di direzione ci dicono chiaramente che esiste in questo scrivente un conflitto interiore fatto di inquietudini pesantissime, difficilmente gestibili e di forti sbalzi di umore. Ne sapremo qualcosa di più tra poco, seguiteci dopo la pubblicità.
Diamo voce all'ambiente, il nuovo format che vi terrà compagnia tutti i mercoledì sera sul canale di Digitale Terrestre numero 68 alle 21.30 e sulla nostra web tv www.touchplay.it. Questo format avrà l'obiettivo di rappresentare problematiche ambientali e di coinvolgere di volta in volta anche illustri ospiti che affronteranno con me questo grande problema che ci affligge un po' la tutela dell'ambiente. Io vi aspetto numerosi e vi do appuntamento a mercoledì alle 21.30 sul canale digitale numero 68. Bentornati a Luce d'Ombre. Stavamo guardando la scrittura che vedete in sovrimpressione, la scrittura di una persona che ha delle grandi difficoltà ad essere di comunicabilità, è una persona anche con un disturbo narcisistico molto importante. E, guardate, osserviamo delle C a conchiglia in questa scrittura, a parte la totale oscurità di questo tracciato e l'irregolarità molto forte, notiamo anche delle C a conchiglia, a volte non proprio rotonde, un po' ammaccate, un po' molto grandi rispetto al corpo delle altre lettere, con ganci e anche dei ricci così, che stanno, che dal punto di vista grafologico vogliono significare che lo scrivente ha proprio dei sentimenti di invidia piuttosto marcati verso il prossimo. Questo lo notiamo anche nello stretto di lettere, delle lettere molto strette. Moretti, il padre Moretti, il caposcuola della grafologia italiana, definisce la confusione grafica, e quindi questo sovrapporsi anche di tratti e righe, come un indice proprio indiscutibile di oscurità. E per lui era un'oscurità sia di pensiero che di comportamento. E con questo termine oscurità Moretti voleva intendere proprio la difficoltà dello scrivente di gestire il proprio pensiero e le proprie idee in modo non caotico. E addirittura Moretti diceva che nelle scritture così oscure e disordinate potevano notare degli aspetti al limite proprio del patologico, e quindi lo scrivente presenta un tracciato simile o come questo che vediamo, può anche concepire delle brutte vendette. Beh, in questo caso padre Moretti avrebbe individuato perfettamente l'analisi di personalità di questo ragazzo che ha commesso un delitto, davvero un duplice delitto così efferato. Ripeto ancora che la grafologia non predice e non da un esame grafologico, da un'analisi grafologica, non possiamo assolutamente prevedere se la persona poi commetterà o meno degli atti o dei crimini efferati. I segni grafologici però ci dicono se la persona è in difficoltà, e in questo tracciato grafico, proprio dal punto di vista strettamente grafologici, i segni ci parlano di sofferenza psichica al limite del patologico e di confusione mentale e di oscurità e disordine totale, purtroppo ci sono tutti. Grazie per essere stati con noi a Luci ed Ombre e vi aspettiamo alla prossima puntata.